Carissimi amici, buongiorno. Quest'oggi vorrei affrontare con voi un tema che da sempre è molto caro a chiunque amministri, ma a me in maniera particolare, quello della sicurezza delle nostre strade. In particolare parliamo dell'incrocio attualmente presente tra la strada provinciale di San Donato e la Talamonese, in località La Marta. Lo faccio anche per fermare sul nascere un chiacchiericcio veramente brutto e triste, proveniente da certi ambienti che stanno millantando cose veramente assurde, che sta mirando esclusivamente alla strumentalizzazione politica, lanciando accuse e sospetti davvero indegni. La pericolosità di questo incrocio è purtroppo nota a tutti e proprio per questo, durante il mio mandato da presidente della provincia di Grosseto, abbiamo fortemente voluto affrontare il tema, inserendo nel dettagliato programma quinquennale, parliamo dell'anno 2019, già lo decisi nell'anno 2019, di realizzare una rotatoria che ponesse fine allo stato di insicurezza di questo tratto viario. Da quel momento non è stato perso un solo minuto, i tempi della burocrazia amministrativa, le procedure sono lunghissime. Semplicemente i passaggi amministrativi dello Stato, le varie procedure attivate, hanno richiesto questo lasso temporale prima dell'effettiva erogazione del fondo destinato all'opera. Quindi nessuna lentezza, nessuna perdita di tempo, nessun cambio di passo, ma solo il rispetto di un iter che, come tutti voi, vorrei fosse istantaneo, ma che purtroppo così non è. Io vengo dal mondo dell'impresa, vorrei che le cose fossero fatte in tempo reale. Quindi la rotatoria è prossima alla sua costruzione, andando a scongiurare le tante, troppe tragedie che sono avvenute negli anni sull'asfalto, alcune recentissime. Non posso consentire però che poche persone gettino ombre sul mio operato, sulla trasparenza e la linearità di un percorso amministrativo che, vi ripeto, io ho cominciato nell'anno 2019, di cui tutti sono al corrente, perché ovviamente io, frequentando quei posti molto spesso a Fonte Blanda, a San Donato, parlavo di questa rotatoria e dicevo che l'avrei fatta. Purtroppo i tempi amministrativi hanno richiesto questo lasso temporale, come dicevo poc'anzi. Ma tutto è bene quel che finisce bene, la rotatoria sarà fatta.